Noi andiamo avanti perché adesso abbiamo un collegamento molto importante, perché ci colleghiamo con lo studio della Phonit Cetra qui a Milano in Via Meda, dove Loretta Goggi sta ultimando la realizzazione della canzone che sarà sigla di apertura di questo 36esimo Festival di Sanremo. Dovremmo avere già in linea Loretta Goggi e Mauro Micheloni, nostro inviato. Ci sei, Mauro? Ci sono. Già ti vediamo. Tutto possibile per arrivare in tempo, ci sono riuscito. Abbiamo il banco di missaggio, siamo all'interno degli studi di incisione della Phonit Cetra, e appunto con me c'è Loretta Goggi. Loretta, dopo maledetta primavera, un grande ritorno al Festival di Sanremo, questa volta però con il ruolo di presentatrice. E vorrei aggiungere, dopo Loretta Goggi in quiz, mentre stai ancora realizzando lo show, il mega show del giovedì sera che vedremo insieme a marzo, ormai deve essere abituatissimo al ruolo di presentatrice, oppure c'è ancora tanta emozione in te quando presenti queste manifestazioni? Ma sai, non ci si abitua mai a fare questo mestiere, è sempre una grossa emozione. Io sono ancora, emozionata a dover anche ricevere un premio, per cui figurati. E poi Sanremo, insomma, mi ricorda tante cose belle, tanti momenti veramente importanti nella mia carriera, quindi sarà difficile non provare un friccicorino al cuore, come diciamo noi a Roma. Senti, dall'altra parte hai sentito c'è Gianni Ravera. C'è una domanda in particolare che vuoi rivolgere a Gianni Ravera? Non so, ma anche la più semplice, un passi particolare per uno dei tuoi collaboratori, visto che è generosissimo il nostro patrono. Gianni, no, non ti voglio chiedere niente, anzi voglio solo tranquillizzarti. L'influenza sta passando e farò in tempo ad essere giovedì a Sanremo pronta per essere la padrona di casa di questa meravigliosa manifestazione. Sarò puntualissima, non ti preoccupare. Grazie, sei molto carina. Ecco Gianni, c'è una domanda in particolare che vuoi rivolgere qui a Loretta o no? Sì, di stare tranquilla, di avere, credere in me, io sono a sua disposizione, tutta la mia organizzazione è a disposizione, perché deve vincere il festival. Viva il Festival di Sanremo. Sono d'accordo. Bene, allora abbiamo detto che siamo all'interno degli studi di incisione della Phonit Cetra, perché Loretta appunto sta ultimando la registrazione di quella che sarà la sigla della 36esima edizione del Festival di Sanremo, Io Nascerò, di Mango Salerno. Allora, a che punto siete con la registrazione? Praticamente il bancone è ancora rovente, abbiamo finito adesso di incidere la base e devo fare l'SP, la sovrapposizione della voce. Ecco, noi di Discoring abbiamo pensato di chiederti di fare una grande sorpresa a tutti gli amici di Discoring, anche di togliere qualche curiosità a tutti coloro che sono in cerca di anteprime sul festival, cioè di assistere con le telecamere alla registrazione della voce di Io Nascerò. Ce lo fai questo regalo? Va bene, tanto tutto sommato, come dice il titolo della mia trasmissione, questo è il bello della diretta, e adesso ve la cuccate una diretta. Allora io lascio il tempo a Loretta Goggi di posizionarsi al microfono per eseguire questa canzone che, ripeto ancora, sarà la sigla iniziale della 36esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il titolo è ancora, ve lo ripeto, Io Nascerò, gli autori sono Mango e Salerno. Un grande applauso per Loretta Goggi. Senza di te sappi e mobili sotto di noi, e sei tu il più debole o mai, io e te divisi a metà, io e te più distanti, più in là, più in là. Io
Bellissima, bellissima, Io nascerò, sigla iniziale del 36esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo per la voce di Loretta Goggi in anteprima assoluta per Disco Ring. Attenzione, non è finito, abbiamo ancora un minutino e te lo rubiamo per consegnarti l'autostore della Philips. Ecco, lo consegniamo a te. Per così, a titolo di buon auspicio per il Sanremo che ti appresti e che ti appresti a presentare, e naturalmente un riconoscimento per il grande contributo artistico che hai dato allo spettacolo italiano. Grazie. Mi sembra meritatissimo come riconoscimento. Oh, spieghiamo alcune caratteristiche dell'autostore, che è un mini computer. Quando sei in radio non senti bene le frequenze FM, allora chiedi aiuto all'autostore, che è un mini computer che seleziona e memorizza per te in soli 10 secondi le 6 stazioni più importanti della zona, per cui dovunque ti trovi tu senti tranquillamente l'autoradio. Perciò potremmo anche sentire Sanremo in diretta da qui. Praticamente credo di sì. Te lo porto in camerino. Ok, allora grazie a Loretta Goggi, grazie per questa splendida canzone, per questa splendida anteprima. Io restituisco la linea allo studio e ad Anna, e perché no, arrivederci a Sanremo. Ci saremo felicitati tutti, ciao. Ciao Loretta, ciao. Mauro, torna in studio, abbiamo bisogno di te. Loretta, noi invece ci vediamo a Sanremo.